La camorra era nelle istituzioni ed ha condizionato la vita amministrativa della nostra città facendola tornare indietro di 30 anni. Così l'ex consigliere comunale del Partito Democratico Marco Cucuracchi dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche. L'ho detto, lo sto dicendo da tempo, da quando mi sono insediato come consigliere comunale. Abbiamo sempre sottoscritto in prima persona come presidente della Commissione Garanzia, segnalato una serie di anomalie, di irregolarità, di illegittimità, di illiceità negli appalti. Nelle piazze abbiamo sempre detto la verità, per amore, per estrazione e per appartenenza alla nostra città. Siamo tornati 30 anni indietro. Alla maggioranza c'è chi preannuncia un ricorso. Sono scelte rispetto alle quali ovviamente non posso entrare e non posso sindacare, perché è chiaro che deve essere sempre concessa la possibilità di difesa, e questo parlo da avvocato. Quindi vedremo, ma vedremo anche le motivazioni di questo scioglimento e attenderemo la relazione. La cosa certa è che si evitino le mistificazioni, si eviti la teoria del complotto, è sempre colpa di qualcun altro o qualcuno ha fatto qualcosa. No, non è così. Non si è ancora metabolizzato ciò che è successo a Scafati. Una cosa è certa, la camorra era nelle istituzioni, non lo dico io, lo ha decretato il Consiglio dei Ministri con un decreto di scioglimento del Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, infiltrazioni, per scioglimento per infiltrazioni malavitose.